Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi sono particolarmente emozionata perché inizia la stagione dei calendari dell'avvento, ovvero iniziano i video dedicati ai calendari dell'avvento beauty e fashion, e oggi appunto iniziamo con il calendario dell'avvento di Sephora. Ragazzi, eccolo qua, è gigante, molto molto pesante, io non vedevo l'ora di spacchettare tutto con voi. Apriremo tutto le caselle e vedremo che cosa si nasconde in ognuna. E molto spesso mi chiedete se mi rovino un po' la sorpresa facendo questa tipologia di video. Naturalmente un pochino sì, però lo faccio per voi perché penso che sia una cosa molto utile poter vedere esattamente tutto quello che si trova nei calendari dell'avvento, perché appunto sono sempre un acquisto alla cieca, e quindi secondo me è una cosa super super utile sapere con largo anticipo se decidiamo di acquistarli per noi o per un regalo, appunto sapere se ne vale la pena oppure no e valutare. Quindi oggi è la volta di Sephora, tra l'altro il mio primo calendario dell'avvento di Sephora. Non so che cosa aspettarmi, ce n'erano due diversi, c'era sia la versione calendario dell'avvento più piccolino e poi c'è questo che è il calendario dell'avvento gigante, maxi, più grande possibile immaginabile di Sephora. Ecco qui la box, che devo dire già solo la box è molto molto carina, mi piace molto, appunto, vabbè, ovviamente tema natalizio con tutte queste stelline dorate, sì, sono dorate, un oro molto chiaro, quasi argento, molto molto bella la box. E dietro ci sono disegnati tutti i prodottini che troveremo all'interno, ma andiamo a spacchettare tutto e vediamo i prodotti nella realtà come sono. Togliamo la prima confezione, diciamo, togliamo la confezione da questa box, ed eccola qua la nostra box, uguale, identica, sia con la cover che senza. Ma andiamo ad aprire il nostro calendario dell'avvento, eccolo qua, all'interno si presenta così. La box, devo dire, è molto molto semplice, tra tutti i calendari dell'avvento che conosco questo è quello più semplice, perché non è assolutamente niente di speciale la box di per sé. Naturalmente non stiamo parlando dei prodotti che andremo a scoprire tra poco, ma il pacco è molto molto semplice, la box è molto semplice e racchiude tantissime tantissime scatoline che sembrano parecchio grandi, quindi ho grosse aspettative quando trovo caselle così grandi, perché penso automaticamente che anche i prodotti saranno in full size e saranno giganteschi, ma vediamo se è così o se mi sbaglio. Tra l'altro, ragazzi, sto filmando per la prima volta con le nuove luci studio, quindi fatemi sapere com'è l'illuminazione, ci tengo molto a sapere se vi piace oppure no, perché ho preso le luci migliori con i diffusori possibili immaginabili davvero, quindi mi raccomando fatemi sapere nei commenti. E iniziamo con la prima box. Mi sembra abbastanza grande il prodotto qua all'interno, dal rumore che fa, ma scopriamolo assieme. Allora, un full size, almeno mi sembra, di Mario Badescu Skincare. Ho già qualche prodottino di questo brand, è un ottimo marchio, ed è uno spray per il viso con aloe e acqua di cocco, quindi uno spray per il viso rinfrescante e idratante. Continuiamo, casella numero 2. Allora, questa è estremamente leggera e secondo me quello che troviamo all'interno sarà molto molto piccolo. Nel frattempo richiudo anche le caselle, perché poi io a dicembre voglio comunque spacchettare giorno per giorno i miei calendari dell'avvento, anche se già so che cosa c'è. Comunque io ci tengo in ogni caso a spacchettare una casella al giorno dal primo dicembre. Casella numero 2, stessa identica grandezza della numero 1. Ma secondo me è prodotto piccolino. Che cosa c'è? Allora, è di Huda Beauty ed è un lifeliner, un eyeliner di Huda Beauty in full size, quindi direi assolutamente, tra l'altro eyeliner a pennarello, che per quanto mi riguarda sono i più semplici da utilizzare, veramente, se non siete esperti gli eyeliner a pennarello sono la cosa che io più vi consiglio da sempre. E appunto, ottimo brand Huda Beauty, questo ci piace. Adoro il fatto che in questo calendario, ovviamente essendo di Sephora, troviamo un sacco di brand diversi, quindi ogni casella è una sorpresa perché non so che brand ci troverò all'interno. Qui abbiamo trovato un face oil di un brand che si chiama Augustine's
Bader, non conosco onestamente questo brand. C'è un contagocce e appunto quest'olio per il viso. Anche questo mi sembra un full size. Commentate se conoscete questo brand, sono curiosa. Proseguiamo, mi sto divertendo un sacco a filmare questi video. Casella numero 4. Anche qui la box è leggermente di una forma e grandezza diverse. Vediamo che cosa troviamo. Allora, è un gel doccia solido con ingredienti naturali, super eco-friendly perché non ha packaging, se non questo in carta riciclabile, ed è praticamente, sembra un sapone, ed è un detergente per il corpo. Profumo buonissimo, mi sembra anche super super idratante. Lo userò con molto piacere questo. Adoro, io poi adoro saponi, gel doccia solidi, li ho sempre amati, non chiedetemi perché, ma li adoro. Il brand si chiama Unbottled, che appunto significa senza boccetta. Casella numero 5, piccolina, e qui mi sembra ci sia qualcosa di piccolino. Un cream lip stain, quindi una tinta labbra cremosa di Sephora. E ragazzi, la colorazione è un rosa non chiarissimo, quindi va bene anche per le carnagioni un po' più scure. Devo dire un bellissimo, bellissimo rosa neutro, quindi super super portabile come colore, mi fa molto piacere. Ci sto prendendo super gusto. Allora, casella numero 6. Anche qua mi sembra ci sia qualcosa di estremamente leggero. Sono tutte gigantesche le caselle, ma poi i prodottini, infatti, poi i prodottini sono tipo piccolini. Eccolo qua. Questo, allora, Charlotte Tilbury. Vedo subito subito il brand Charlotte Tilbury. Oh wow ragazzi, super interessante. Questo è il mascara di Charlotte Tilbury, è il Pillow Talk Push Up Lashes. Questo mi sembra un mini size, perché appunto lo scovolino è sempre in full size, lo scovolino anche dei campioncini, ma il prodotto in sé mi sembra piccolino, quindi è sicuramente un mini size. Ma molto interessante, vi dirò, perché io adoro Pillow Talk per le labbra, uno dei miei rossetti preferiti, sia per quanto riguarda la matita labbra che per quanto riguarda il rossetto in sé. È una combo fantastica, ma anche da utilizzare singolarmente. A volte metto solo matita, altre volte metto solo il rossetto. Non ho mai provato però il mascara di questa linea, che è diventata la linea più famosa di Charlotte Tilbury. Tutti amano Pillow Talk, ne hanno fatte anche diverse tonalità, sia per le carnagioni un po' più chiare rosate che per le carnagioni un po' più scure, un po' più calde come sottotono. E appunto non avevo mai 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 provato il mascara. Se l'avete provato fatemi sapere. Casella numero 7. Oh wow, qui c'è un profumo buonissimo all'interno di questa casella. Decisamente decisamente un mini size dello shampoo idratante di Moroccan Oil. Non ho mai provato lo shampoo della linea Moroccan Oil, quindi se l'avete provato scrivete nei commenti sia a me che agli altri che sono interessati per capire se è valido oppure no. Come vi dico sempre, questi mini size sono fantastici quando dobbiamo viaggiare, quando vogliamo avere solo il bagaglio a mano perché non superano i 100 ml, quindi sono anche questi molto molto utili. Io li utilizzo sempre, però appunto è un mini. Casella numero 8, scatolina numero 8. Anche qui mi sa che c'è qualcosa di piccolino. Sono gigantesche queste caselle, ma appunto anche qui abbiamo un prodotto in mini size. Qui io ho il full size del Lip Injection e ve li faccio vedere a confronto, quindi questo che troviamo nel calendario è sicuramente un mini size, perché a parte il tappo la differenza di quantità di prodotto c'è. Comunque è un ottimo prodotto, uno dei best seller, ed è il Lip Injection appunto di Too Faced. Questo prodotto non vado mai ad utilizzarlo tantissimo, perché comunque io faccio, lo sapete, lo dico sempre, sono molto trasparente su questo, faccio il filler sul labbro superiore al centro per alzarlo un pochino, quindi non ho bisogno di volumizzanti per le labbra eccetera, ma so che è un ottimo ottimo prodotto, e questo appunto è il Maximum Plump, quindi è il Lip Injection più forte che esiste nella linea Too Faced. Ha recensioni ottime questo prodotto, quindi mi piace il fatto che l'abbiano inserito nel calendario. Casella numero 9, super super piccolino rispetto alla scatola, è di Tarte Cosmetics e abbiamo un blush in crema in colorazione Peach Sunset. Come colore è molto adattabile a tutti
tutte le carnagioni, sia quelle un pochino più chiare che quelle un pochino più scure, ovviamente per essere un prodotto universale, insomma, hanno fatto il possibile, ma penso che la scelta sia ottima come colorazione. Non sono un amante dei blush in crema, ma so che alcuni li adorano e usano solo questi, quindi ovviamente va a gusti. Tarte comunque è un ottimo brand, quindi non ho dubbi sul fatto che sia un ottimo blush, e come grandezza mi sembra anche un full size. Non trovavo la casella numero 10, perché qui si passa direttamente alla 11, ma poi l'ho trovata sotto. Eccola qua. Vediamo. È una polvere esfoliante che si può utilizzare anche quotidianamente, del brand Dermalogica. Non conosco questo prodotto in particolare, io utilizzo la polvere esfoliante di Dior, con cui mi trovo benissimo. Non so però come uso quotidiano, come anche qui, se avete provato questo prodotto, se ne avete sentito parlare, fatemi sapere nei commenti, perché è super super utile scambiarsi opinioni. Casella numero 11, e qui vediamo un po'. Wow, questo è uno dei brand più gettonati del momento ed è Rare Beauty di Selena Gomez, ma sono sicura che già tutti lo conoscete. E qui troviamo, ah ok, è un campioncino del mascara, come potete vedere anche questo è piccolino, ma ho sentito parlare molto molto bene di questo mascara. Ottimo che abbiano inserito anche Rare Beauty in questo calendario, ci speravo. Casella numero 12, anche questa box abbastanza grande, ma vediamo all'interno che cosa troviamo. Maschera rigenerante di Christophe Robin, non conosco onestamente questo brand. È una maschera per capelli, non per il viso. Anche qui abbiamo un mini size, che è secondo me per un paio, due, massimo tre applicazioni, essendo una maschera per capelli. Se avete i capelli lunghi, due applicazioni e basta, ma molto utile da portare in viaggio o comunque anche solo per provare il prodotto, per poi magari decidere se vogliamo il full size oppure no. Oggi tra l'altro ho il rossetto che mi finisce sui denti continuamente, quindi se succede in questo video, appunto, non facciamoci caso, ok? Casella numero 13. Qui troviamo, ok, di The Ordinary, adoro, ed è la Caffeine Solution. È un prodotto che va applicato sul contorno occhi e riduce il gonfiore delle borse attorno agli occhi e agisce anche sulla iperpigmentazione se abbiamo tipo macchie eccetera in questa zona. Molto molto utile, devo dire, interessantissimo questo prodotto, sicuramente lo userò. Casella numero 14, il giorno del mio compleanno, 14 novembre, quindi il mio numero fortunato. Vediamo, Makeup Forever, ok. È il primer in, se non sbaglio, dovrebbe essere un full size questo, non è comunque un campioncino, ed è il Hydra Booster Step 1 Primer. Primer idratante, durata 24 ore. Numero 15, vediamo che cosa si nasconde qui. Ok, abbiamo un mini di Milk Makeup, è uno stick per labbra e guance, quindi può essere sia un blush che un rossetto. Anche qui colorazione, devo dire, fantastica, super super universale. Devo dire, sono stati attenti ad inserire nuance di colore che siano più universali possibile. Non esiste la nuance universale per tutti, ma più adattabili possibili. Molto molto interessante prodotto, sempre utile, devo dire, anche se è un altro blush in crema, perché già un blush in crema l'abbiamo trovato, questo è un altro blush in crema, però è anche rossetto, quindi è un prodotto leggermente diverso. Scatolina numero 16, scopriamo che cosa c'è qui. Mi sembra un altro prodotto di The Ordinary, comunque un altro contagocce. Allora no, decisamente non è di The Ordinary. È un piccolo olio per il viso da applicare la notte del brand Pai. Non conoscevo questo brand. Contiene olio di cocco. Devo dire, scatola gigante per un prodottino così piccolino. Non lo conosco, appunto. Se ne avete sentito parlare, scrivetemi nei commenti. Io comunque sto adorando questa tipologia di video. Spero piaccia anche a voi, perché io mi diverto tantissimo a
spacchettare questi calendari dell'avvento. Sarà che da piccola sono sempre stata super curiosa, ogni casella non vedevo l'ora di sapere che cosa c'è, quindi adesso un po' tipo la scusa, grazie a voi, di spacchettare tutto subito. Quindi sì, non lo so, è una cosa che mi piace tantissimo veramente. Ogni anno, anche l'anno scorso, mi sono divertita tantissimo a spacchettare tutti questi calendari per voi e quindi sto amando veramente. Allora, numero 17 qui c'è, oh wow, questo è un prodotto che io ho e utilizzo sempre, anche se questo è veramente un mini size, perché la bottiglia di questo è bella grande. Questo è l'Olaplex numero 3, io utilizzo sempre l'Olaplex numero 0 e poi l'Olaplex numero 3 almeno un paio di volte alla settimana. Chi ha i capelli colorati, molto secchi, sottili, ne ha veramente bisogno, e come Olaplex non c'è nessuno veramente al mondo, cioè è fantastico ed è un trattamento che faccio sia io a casa, ma chiedo anche al parrucchiere di farlo quando vado a fare i colpi di sole. Questo è uno dei prodotti per capelli che io veramente mi sento di consigliare di più a voi, alle mie amiche, perché so che è un prodotto fantastico se avete i capelli appunto come vi ho descritto, colorati, trattati, secchi. Siamo già arrivati, Sig, alla casella numero 18. Uffa, wow, ok, qui ci sono due prodotti in realtà, no, tre prodotti in realtà, ok, allora, oddio, ti ringrazio, allora, fantastico, io adoro, ho finito i patch per il contorno occhi idratanti, ok, e tadam, ne ho due nuovi adesso, e tra l'altro questi di Patchology, già li conosco, sono fantastici, ragazzi, dovete assolutamente provarli. Avevo provato questi Rejuvenating Eye Gels, non ho mai provato invece la versione notturna, non so se riuscirei a tenerli sulla notte, perché penso mi darebbero un po' fastidio sul viso, non ne sono certa, ma adoro il fatto che ci siano gli eye patch. Questo è un altro prodotto best seller di Sephora, quindi bravi ad averli inseriti nel calendario. Ma appunto di prodotti ce n'erano tre, e ce n'è un altro di Innisfree, non conosco questo brand, quindi sono due brand diversi, e questa è una maschera per il viso con argilla, quindi una maschera purificante per il viso. Adoro che abbiano riempito così tanto la casella numero 18, veramente non mi aspettavo di trovare tre prodotti addirittura. Box numero 19, qui questo è parecchio pesante, vediamo che cosa c'è. Ok, brand Sephora, siero per illuminare la pelle, contiene vitamina C, vitamina E e il 97% di ingredienti naturali. Anche questo è in full size. Casella numero 20, ci stiamo avvicinando, ragazzi, piano piano. Ok, anche qui un prodotto in full size, marchio Ren, è una maschera per il viso per pelli sensibili, adoro, è una rescue mask per pelli bisognose e sensibili, quindi ottimo, di questa sicuramente ne farò un buon uso. Siamo alla 21 già, ragazzi, oddio, ci stiamo avvicinando sempre di più. Ok, qui già da questo tappino ho capito che si tratta del The Real Magnet di Benefit, il mio mascara, uno dei miei mascara preferiti, eccolo qua, anche questo è in mini size. Vi faccio vedere il full size che io già avevo, e appunto questo è piccolino, stesso identico packaging però più piccolino. Sono sicura che già conosciate questo mascara, se non lo conoscete fidatevi di me, è uno dei miei mascara preferiti, è fantastico, soprattutto questo mascara alza le ciglia, le tiene bene alzate. Poi lo sapete, Benefit è uno dei miei marchi preferiti di sempre, quindi adoro che ci sia anche qualcosina di questo marchio. Terz'ultima box, Sig, siamo già alla numero 22. Oh, è una candelina profumata, ma vabbè ragazzi, adoro. Brand Rituals, e la candela è The Ritual of Sakura. Oh mio Dio ragazzi, sa davvero di alberi di ciliegio in fiore, primavera. È buonissimo, perché io ho una passione sfegatata per le candele profumate, lo sapete. Wow, questa è fantastica, anche questa è una mini candelina, ma davvero molto bellina. Siamo alla penultima casella, penultima box, numero 23, anche questa mi sembra abbastanza leggera, vediamo.
Ok, c'è un'altra box, controllo, perché visto che prima avevamo tre prodotti in una, no, qui ce n'è solo una. È un profumo, anche questo mini size, è il Fame di Paco Rabanne. Voglio vedere il pack. Molto carino, molto molto carino il pack, è assolutamente uguale alla boccetta originale, però in mini size, quindi non è propriamente un campioncino, ha più prodotto rispetto ai campioncini, è un mini size. E ci siamo ragazzi, sig, ci siamo, siamo all'ultima casella del nostro calendario, che è la numero 24, alcuni calendari hanno anche la numero 25, qui troviamo appunto l'ultima, è la 24. Mi aspetto di trovare la sorpresa più grande in questa casella, che è l'ultima, quindi vediamo, vediamo, vediamo se soddisferà le mie aspettative. Allora, box piccolino, piccolino. Ok, c'è un'altra box ancora più piccolina, una specie di matriosca, e qui c'è, ok, è una mini palettina di ombretti. Io adoro i mini size, quindi queste cosine piccoline su di me hanno sempre un effetto positivo, anche perché poi quando viaggio mi tornano super super utili. Questa è la retro palette di Natasha Dedona, spero di pronunciarlo correttamente. Sono tre ombretti in polvere, in cialda, due opachi e quello al centro super super glitterato. Non so perché mi aspettavo un prodotto in full size nell'ultima casella, di solito fanno così i calendari dell'avvento, cioè l'ultima casella è quella più grossa con il regalo più bello. Qui insomma devo dire che sono tutti invece più o meno sulla stessa qualità un po' in tutte le caselle, che però non è sicuramente bassa, sono i brand che sono i best seller di Sephora e i brand che anch'io amo di più. Quindi, mia family, abbiamo già spacchettato tutto, non ci posso credere, ma domani mi sa che vi filmerò già un altro nuovo video con un altro calendario dell'avvento, perché se avete visto il mio vlog di ieri sapete che ne ho già tre da spacchettare con voi e sono in attesa che me ne arrivino altri. Quindi questo è quanto per il calendario dell'avvento di Sephora. Abbiamo aperto e spacchettato tutto, adesso sapete esattamente che cosa trovate al suo interno. Quindi mia family, spero davvero che vi sia piaciuto questo video e che vi possa essere utile. Io vi mando un bacio gigantissimo, ricordatevi sempre che vi voglio tanto bene, leggo sempre tutti i vostri commenti, cerco di rispondere a più commenti, più messaggi possibile, è difficile ma sappiate che io ci provo e comunque sono lì che vi leggo sempre. Bacio gigante mia family, venite qua che vi abbraccio forte 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 forte. Non dimenticatevi di mettere like al video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale e attivare la campanella, altrimenti mi perderete nei meandri di YouTube. Fatemi sapere per i prossimi calendari dell'avvento quali volete che io spacchetti con voi, fatemi sapere nei commenti così appunto vado ad acquistarli per farvi il video. Bacio e al prossimo video, ciao.